Siamo rimasti tutti in silenzio mentre l'aurora correva lungo il mare velenoso arginato dalla diga. Un tempo credevamo che saremmo tornati. Ora, dopo aver visto la spada di Damocle che pende sulla valle, sapevamo che non era destino. È soprattutto Alyosha a essere preoccupato. La sua Olga è là. Forse riuscirà ad avvertirla via radio e a salvare la gente del posto. Cosa succederà adesso? Non ne ho idea. Sono pronto a tutto. Tutto meno una cosa. Anna, ti prego, resisti. Senza di te non ho nessun motivo per vivere, per sognare. Tanto più che se non fosse stato per quel mio sogno, tu ora staresti bene. Ok. Va bene, Artyom. Sta a tocchi lei? Sai, Artyom, quando ho trovato questa foto dell'Oceano Pacifico, in qualche modo ho capito che alla fine è là che saremmo andati. Tutti questi fiumi, montagne, deserti, non mi bastano. Io voglio l'oceano. Credevo che ce l'avremmo fatta. Ci credevo. So che riuscirò a vederlo. E se avrò bisogno di aiuto, tu sarai al mio fianco. Mi salverai ancora, vero? Artyom, ti prego. Smettila di torturarti. Soffro da morire quando ti guardo e quando guardo papà. Non è colpa del tuo sogno o della sua ossessione per le forze d'occupazione. È soltanto il destino. Uno stupido straccio al vento, cemento marcio, una maledetta discarica di munizioni. Le do un sedativo, meglio che riposo un po'. Cos'è successo, Nastia? Qualcuno ha fatto il prepotente con te? No! Allora perché piangi? Perché Anna sta morendo. Ho paura! Di cosa? Paura? Di cosa? Di questo. Ho la tosse. Qui Alyosha. Sono collegato come promesso. Spero che tu mi senti. C'è un animale. E con il jet. Come? Come sta? Ok. Comincia. Non c'è notizie. Le cose si mettono male. È da un bel po' di tempo che siamo abituati alle brutte notizie. Siediti, Brattuk. Continua pure. Questa non sarà una conversazione di piacere. Finora credevamo che questa immagine di Novosibirsk fosse un errore. Beh, cosa intendi dire? Non è così. Secondo la leggenda, il verde indica le zone contaminate, mentre il viola indica errori nell'elaborazione dei dati. Oggi però ho scoperto una postilla. In pratica vengono segnalati come errori anche i casi in cui i livelli di radiazioni superano determinate soglie operative. In altre parole, il livello di radioattività lì può essere altissimo, fuori scala. Siamo a circa 500 km da Novosibirsk e le radiazioni sono già simili a quelle di Mosca. Le immagini risalgono a 20 anni fa. Ora i livelli saranno un po' scesi, ma in ogni caso... Novosibirsk è con tutta probabilità mortalmente radioattivo. Lo so io cosa facciamo. Andremo io e altri. L'ordine non agisce così. Andremo tu. Colonnello. No, innanzitutto lei è mia figlia. E sua moglie.
a farla cadere in quel maledetto bunker è stata la mia fissazione per le forze d'occupazione. Ed è stato il sogno di Artyom che ci ha trascinati fuori da Mosca. Perciò la colpa è nostra, di voi due. Ma siamo sempre l'ordine. Siamo una squadra e agiamo in squadra. Dovremmo andare tutti. La discussione è finita. Questa non è un'operazione dell'ordine, ma una missione personale mia e di Artyom. Non ci serve aiuto. In secondo luogo, non sappiamo con esattezza dov'è il medicinale. Potrebbe trovarsi nel centro della città o in un laboratorio di Academ Gorodok. Perciò la vita di Anna è anche nelle vostre mani. Terzo e ultimo punto. Sta arrivando l'inverno e vi sembra forse una buona idea rischiare che l'Aurora resti bloccata dalla neve. Non possiamo permetterci. Avete presente quello che ha detto Yermak? Avanti, ricorda! Nei sobborghi della città c'è un museo dedicato alla tecnologia ferroviaria. Lì penso che troveremo uno spazzaneve per l'Aurora. Perciò, signori, la vostra missione è perlustrare i laboratori di Academ Gorodok e preparare l'Aurora per l'inverno. Equipaggio, preparatevi alla missione! E inoltre inizieremo anche con il monitoraggio costante del livello esterno di radioattività. A partire da ora, se cominci tu. Sì. Da questo punto di vista, i livelli letali di radioattività sono addirittura un fatto positivo. Cosa? Nel senso che così nessuno ha potuto saccheggiare farmacie e ospedali. Esatto. Al contrario delle città che abbiamo superato. Colonnello, un aggiornamento sulle tute. Sì, com'è la situazione? Di complete sono riuscito ad assemblarne solo due. È un posto preciso, quindi andiamo. Visto? Sono per Artyom e me. Ed è Steam, ecco cos'è. Serviranno a qualcosa? Beh, vi proteggeranno dalla polvere, ma le radiazioni dirette sono a livelli molto elevati, perciò... Ok. Si possono migliorare le protezioni. Yermak ha delle lamine di piombo in magazzino, ma le tute sono già piuttosto pesanti. Non è che stiamo andando a fare una gara di ballo. Quanto tempo avremo così? Un paio d'ore. Non so se basteranno. Meglio di niente, tranquillo. Ce le faremo bastare, come sempre. Applicherò un rivestimento fiombato all'abitacolo del veli. Cercate di restare dentro finché potete. Grazie. Mettiti al lavoro. Signor sì, colonnello. E io mettevo mano. Non posso fare a meno di preoccuparmi. È un rischio enorme. Ho visto tanti colleghi dell'ANSA, brava gente, morire per le radiazioni a Mosca. E lì, in confronto, i livelli di radioattività erano ridicoli. Non è il rischio che li scoraggia, li conosci anche tu. Piuttosto, dimmi di quel museo. Come fai a sapere che esiste? Anna non mollerà. Crede in me, crede in noi, e ha ragione di farlo. Ormai abbiamo migliaia di chilometri di binari alle spalle e ci stiamo finalmente avvicinando a Novosibirsk, una città morta in cui si annida la sua speranza di vita. Da qualche parte, nelle sue viscere fredde e radioattive, c'è la medicina che potrebbe salvarla. Un anno fa abbiamo abbandonato le rovine tossiche di Mosca. E ora stiamo per entrare di nuovo in una città stretta nell'abbraccio letale dell'inverno e delle radiazioni. Troveremo mai un luogo in cui vivere in superficie? Forse. Ma per ora ci reimmergiamo nelle viscere della metro per salvare Anna. Tan 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 tan. Quindi c'è la metro pure Novosibirsk, però almeno siamo in due. Proprio che stavolta non ci ritroveremo tra i pazzi.
ponti sono intatti e le radiazioni stanno raggiungendo picchi ridicoli. Mi sa che stavolta non ci saranno svitati in giro. Quindi anche noi ci abbiamo la super armor, non mi pare male. Anche le case sono intatte. Sam, cosa mi dici delle radiazioni? Sono 8 volte più alte che a Mosca e in costante aumento, colonnello. Mi sa che non ci conviene stare troppo all'aperto. Sei pronto, Artyom? Seguimi! Buona fortuna, conti pure su di noi. Tadubba. Si presenta più complessa del previsto, ma il tempo scarseggia, perciò adotteremo un approccio diretto. Rivediamo il piano. Yermak! Porteremo l'Aurora a sud, fino allo scalo merce di Sibirskaya, nel punto segnato sulla mappa. Crest, Sam, l'idiota e io ci occuperemo dell'istituto ad Academ Gorodok e di strada faremo tappa al museo ferroviario. Può darsi che lì ci sia qualcosa per la Io resterò di guardia all'Aurora con Tokarev. Bene, Artyom e io ispezioneremo l'edificio principale dell'istituto. Qui le radiazioni sono troppo alte, ci arriveremo dalla metro. Bene, diamoci da fare. Buona fortuna, Spartani. Io vorrei Buona fortuna, Spartani. Vediamo quanti finiscono secchi stavolta. Volevo armarmi al volo. Craftare le armi, no? L'avrei dovuto fare prima. Stavo cercando le missioni per salvare Tian. Sì, vuoi prenderti cura di lei per noi finché Artyom e io torniamo? Per favore. Ciao, zio Artyom. Ciao, Nastia. Zitti, sta dormendo. Ve ne andate? Sì, spero che arriveremo in tempo. Anna è forte, resisterà fino al vostro ritorno. Non c'è dubbio. Voi però vedete di tornare. Grazie, Katia. Entra, Artyom. La crisi è passata. Ho fatto del mio meglio. Perciò non devi preoccuparti. Il battito è forte. È solo esausta. Probabilmente adesso dormirà fino a domani. Ok. La rezzina gliel' abbiamo fatta, ma ce ne possiamo prendere fuori dai coglioni. Dai, Artyom, su. Torna presto. Vederti sarebbe la medicina migliore. Anna è forte. Vincerà questa battaglia. Bye-bye. Tu però vedi di tornare. L'attrezzatura, colonnello. Grazie. Non mi fa pucciare nulla qua. Maledizione. Artyom, qui non è come a Mosca, dove potevi gironzolare all'aperto per mesi. Chissà quali mostri ci vivono. Perciò pensa bene a cosa portarti. Ti aspetto all'auto. Zainetto. Preparati, Artyom. Ti ho pulito le armi e ho messo qui dentro tutte le munizioni e le risorse che ci erano rimaste. Ti serviranno. No. Ah, il T-car. Il mitico T-car. Il Pomponhauser c'ha il suo perché. Il Checkinhauser potrebbe tornare utile. Ma fino a una certa. Forse mi conviene una K.
Ma sì, va una cappa, conviene sempre portarselo. Però aspetta un po', fammi pure craftare i colpi, va. Maledizione. C'ho un colpo per il fucile a pompa. Quanti altri? Vediamo un po' se c'ho colpi di altra roba. 3, 22, mi conviene portarmi il pistolino. O sperare di droppare colpi per il fucile a pompa. Siete pronti? Let's go. Sì. Allora, è la tua occasione. La nostra ultima occasione di salvare Anna. Dobbiamo sfruttarla bene. Bella ambulanza. No, c'ha il volante. Tu regolami la copertura. Io sarò impegnato a guardare la tua. Di sicuro non sarà. Buona fortuna, signore. Siamo la sua ultima speranza. Tutti quei vagoni bloccati. Tentativo di evacuazione fallito. Cerchiamo di arrivare alla piazza dietro la piazza. L'ingresso della metro dovrebbe essere. D'accordo, qui sarebbe meglio camminare. Ma dobbiamo esporci il meno possibile, quindi buttiamoci. Allora, come ti sembra la strada verso il tuo sogno? Preferiresti non essere mai partito, eh? Ti si legge in faccia. Beh, mettiamo da parte questi pensieri per un attimo, anzi. Possiamo farcela. Credo che possiamo uscire da lì. Reggiti! Sceso, io non posso ancora pigiare per scendere. Da lì non riusciremo certo a entrare nella metro. C'è troppa neve. Ah, ecco perché non ha fatto scendere. Dobbiamo provare un'altra entrata della metro. Prendi il volante, Artyom. Io farò da navigatore. Sarà meglio consultare la mappa. Non c'è tempo per girare a vuoto. Okay. D'accordo. Secondo la mappa, l'ingresso della metro è vicinissimo a noi. Dovrebbe portare in centro città, in bocca, ma continua a guardarti intorno. Potrebbe esserci un accesso alla metro lungo il percorso. Oh, quanta neve! E la tempesta peggiora ogni minuto che passa. Che strana sensazione. Gli edifici sono intatti, ma la città è morta. Secondo te, Mosca, non era meglio? Maledizione! Ok, d'accordo. Gira a destra. È l'unica strada possibile. Prova con il cortile a sinistra. Vai, piano. Se restiamo bloccati, siamo finiti. Vai dritto qui. Sì. Mamma mia, non c'è neanche un coso intorno.
sparo. Con calma. Con calma. Il tempo sta peggiorando. E così pure il livello di radiazione. Possiamo stare. A sinistra. Là, da quella parte, dovremmo tornare sulla via principale. Maledizione! Un altro mucchio di auto! Sembra che di qui sia passato un carro armato! Maledizione! Speravo di poter proseguire in auto! Invece... Da qui dovremo proseguire a pieno! Bisogna fare in fretta! Radiazione sicura! I vetri non reggeranno! Finalmente siamo arrivati. Cerchiamo di raggiungere il centro. Come si fa? Certo che è proprio crollato tutto. Hai qualche idea di come arrivare a quella galleria? No, a parte ste porte qui. Passando dal vagone? Ti aiuto ad aprirlo. Su, avanti! Secchi. È pieno di scheletri. Saranno qui da almeno 20 anni. Proseguiamo e tieni gli occhi aperti. Loro non possono farci del male, ma i sopravvissuti sì. Dobbiamo arrivare alla stazione di Piazza Lenin. L'istituto è proprio a 2 passi da lì. Qui la metro non è molto profonda. Con tutte queste radiazioni, la gente del posto non sarà sopravvissuta a lungo. Qua sotto siamo un po' più al sicuro. Ma sopra le radiazioni erano almeno 3 volte sopra la norma. Qui siamo nel nostro elemento. Siamo nel nostro elemento, mannaggia. Sul serio? Non ci credo! L'aria è respirabile! Quindi significa che potrebbero esserci delle colonie di umani. Mutanti di nuovo! Stanno per attaccarci! Che ci provino pure! Davanti è tutto bloccato. Guardati attorno, Artio. Dobbiamo arrivare alla galleria a fianco. Risolvi. Guardi questa. Tutto a posto. Bene.